Andiamo, siamo messi in primo ordine così. Esatto, siamo sempre a 5. Non la... da dire, tante idee per la nostra città e idee di quelle che noi vogliamo parlare. E in questo senso, insomma, dispiace anche un po' vedere il candidato sindaco del PD lasciarsi andare ad attacchi scomposti su argomenti che non hanno alcuna rilevanza a livello locale e tra l'altro con offese che ci porta attribuendoci posizioni che non fanno parte della nostra cultura personale e politica, come abbiamo anche dimostrato in Consiglio Comunale, come sapete, votando l'ordine del giorno numero 6 del 2014, in cui si parlava appunto di cittadinanza ai bambini stranieri. È un tema molto delicato, è un tema molto particolare che non dovrebbe essere utilizzato in modo strumentale in campagna elettorale. Ma come dicevo, appunto, è nostra intenzione continuare a parlare dei temi e evidentemente chi non lo fa non ha nulla da dire o forse ha paura di dire cose che possano infastidire qualche potente alleato. Questo passerei la parola al nostro candidato sindaco. Infatti uno degli argomenti su cui la campagna del PD ha, diciamo, avvissato dal nostro punto di vista, guarda caso, il marmo. Quel marmo per il quale la giunta uscente voleva presentare in fretta e furia un regolamento a dir poco fatto con i piedi, un regolamento in cui si andavano a riconoscere come proprietà privata i beni stimati, un regolamento in cui la tracciabilità veniva fatta con le fotocopie da parte del camionista che scendeva addirittura dal camion, quindi con tecnologia molto, possiamo dire, molto arretrata, per non usare termini più impattanti. Per noi il marmo è una risorsa, non dimentichiamolo, non abbiamo mai detto che vogliamo chiudere le cave. Ovviamente questo ci viene messo in bocca da altri, ovviamente a fini strumentali. Per noi le cave sono una risorsa se vengono utilizzate nel modo corretto. In che senso? Nel senso che oggi abbiamo una percentuale di escavato, un rapporto di escavato tra scaglie e blocchi che solo apparentemente è del 25%. Se andiamo ad analizzare i dati reali della produzione, andiamo ad analizzare tutto quello che resta al monte e non viene portato giù,
noi abbiamo delle percentuali veramente devastanti, devastanti nel senso che si demoliscono molti per ottenere un risultato in termini di qualità del materiale veramente modesto. Noi vogliamo incrementare la percentuale dei blocchi, vogliamo fare sì che i blocchi vengano lavorati in zona, vogliamo far sì che la percentuale delle scaglie sia la più bassa possibile. E non è un problema di mancanza poi di lavorazione delle scaglie. Di scaglie a monte ce ne abbiamo quanto ne vogliamo, abbiamo delle montagne piene di scaglie. Noi vogliamo fare in modo che la lavorazione sia una lavorazione la più ricca possibile, non solo una lavorazione legata alla segagione, quindi all'edilizia, ma una lavorazione legata al design, una lavorazione legata anche alla scultura, una lavorazione legata anche ai souvenir, perché non dimentichiamoci, uno dei nostri scopi deve essere proprio quello di riportare e ampliare, migliorare, efficientare, potremmo anche dire, il flusso turistico che già c'è. In questo senso, quindi, il nostro obiettivo è quello di fare in modo che ci sia un incremento occupazionale al piano, inteso proprio come lavorazione del marmo per dare respiro all'economia. In questo senso ci allacciamo al discorso turistico, al settore turistico e al settore culturale, comunque la lavorazione del marmo, che sia design, che sia artigianato, che sia scultura, ha comunque a che fare con l'argomento turismo e con l'argomento cultura. In questo senso passerei la palla a Federica. Allora, chiaramente marmo, turismo e cultura sono i cardini sui quali abbiamo basato la comunicazione del nostro programma. Abbiamo condiviso anche con altri punti di vista, punti di vista di altri programmi, un valore che è assodato, cioè Carrara ha un'identità legata al marmo, che però troppe volte, per troppo tempo, è stata trascurata e travisata, sia nelle potenzialità che nella propria ricchezza di fatto. Quindi se da una parte abbiamo un enorme flusso turistico, dei quali siamo testimoni passivi, perché è un flusso turistico che coinvolge soprattutto la Versilia e le Cinque Terre, quindi noi ne rimaniamo in qualche modo appunto passivamente spettatori, e che in parte minore ricade sulle cave. Tutto quello che è la città, tutto quello che è Carrara, dal mare al monte, ha un enorme potenziale che va sfruttato e diciamo ce l'abbiamo già i turisti, ce l'abbiamo già le persone che potrebbero venire in città. Il fatto è che la nostra offerta va assolutamente legata ad un'identità forte, il più possibile univoca, nel senso che dobbiamo cercare di far leva sulla nostra peculiarità e sulla differenza che possiamo veramente fare incidendo a livello di offerta turistica. E direi basta con mostre di carattere temporaneo organizzate all'ultimo minuto, basta con il coinvolgimento di grandi flussi economici che arrivano sia dalle MM sia dai privati, ma che sono fondamentali ed importanti, ma che ricadono su iniziative organizzate troppo velocemente, senza una pianificazione vera e senza una selezione reale. Allora, direi che Carrara è un laboratorio permanente che deve far tesoro di questa sua ricchezza di fatto. Quello che ci contraddistingue è proprio il saper fare, quindi la città deve essere laboratorio a cielo aperto da frequentare ogni giorno e in ogni stagione. E perché no, potremmo legare anche l'offerta e quindi
la richiesta turistica targetizzandola ad un turismo anche di nicchia, quindi legato a turismo lavoro, cosa della quale sono stata testimone molte volte, perché trovando un livello di produzione molto alto, gli artisti da tutto il mondo vengono qua anche per periodi lunghi e anche con le famiglie, quindi perché no farli sentire a casa loro, farli capire che se vengono a lavorare a Carrara possono anche godere di questo territorio. Un turismo che potrebbe essere legato anche chiaramente a quell'offerta sempre di nicchia, connessa ad una tipologia di interesse escursionistico, una tipologia di interesse legato alla filiera corta, al chilometro zero, diciamo un turismo sostenibile e consapevole. Abbiamo tutte le carte per farlo, perché abbiamo un patrimonio non solo ambientale, ma anche enogastronomico, anche archivistico e bibliotecario da poter offrire al turista e da poter digitalizzare, mettere in rete, mettere a sistema. Quindi diciamo che tutte quelle potenzialità che sono enormi e il patrimonio che possediamo, che è considerevole, sia a livello umano che a livello appunto artistico, ambientale, ripeto, enogastronomico, librario, archivistico, tutto questo patrimonio deve uscire, se mi concedete il termine, deve slatentizzarsi. Ho voluto usarlo perché mi sono divertita a farlo. No, effettivamente devo uscire allo scoperto. Ieri è stato bello vedere l'Accademia di Belle Arti che usciva oltre i propri confini e che presentava i propri allievi con un simposio di scultura e non solo, anche con dei concerti musicali di gruppi proprio interni dell'Accademia. Ed è stato bello trovarlo nello stesso giorno nel quale inaugurava anche il simposio in Piazza del Duomo, organizzato dal Ponte di Ferro. Quindi ben venga che ci siano iniziative collaterali. Vanno messe a sistema, calendarizzate, con un programma che deve essere spalmato lungo l'arco di tutto l'anno. Quindi diciamo che se da una parte diciamo basta alle grandi mostre casuali, perché sembrano veramente mostre casuali, dall'altra diciamo ben venga a tutta quella capillarizzazione di piccoli, medi e anche grandi eventi che le associazioni culturali e tutti i player del territorio riescono da anni sopravvivendo a portare avanti. Quindi il comune con un ruolo di facilitatore dovrà essere capace di sostenerli e anche di promuoverli. E dall'altra parte in maniera assolutamente complementare dovrà essere capace di organizzare un evento di carattere internazionale con una pianificazione lunga che veda il coinvolgimento anche di queste realtà del territorio a nostro avviso legata appunto a quella che è la nostra identità, quindi alla scultura prettamente in marmo, perché chiaramente noi dobbiamo fare leva su quelle che sono le nostre caratteristiche, ma rendendoci conto che la scultura oggi è l'arte visiva e più in genere, è un linguaggio trasversale ed è un linguaggio che a sua volta ne contempla molti altri. Quindi apertura, ma senza perdere d'occhio quello che è l'elemento che ci contraddistingue, che contraddistingue questo territorio. Una trasversalità che è auspicabile anche in una chiave passato-presente, perché Carrara dovrebbe diventare, diventerà, se saremo noi a permetterglielo, noi come cittadini e noi come giunta, abbiamo intenzione di creare di Carrara un museo diffuso. Il museo diffuso di quello che è la ricchezza del passato e il museo diffuso di quello che è la ricchezza del presente. Quindi patrimonio in dialogo con tutto quello che avviene, non una città morta musealizzata, ma una città che rispetta il suo passato ma coltiva la ricchezza del presente, la ricchezza dei laboratori, non solo artistici ma anche artigianali. Abbiamo da poco, aggiungerei per chiudere, visto e siamo stati testimoni del successo di Studi Aperti, evento assolutamente da sostenere, come sono da sostenere le attività coraggiose
delle gallerie del centro storico di Carrara, che stanno veramente crescendo e portando in città degli eventi di grande livello. Gli artisti del Ponte di Ferro lo stesso si sono impegnati in prima persona, non vorrei citarne alcuni e dimenticarne altri. Ho citato già il Baluardo, il Cinema Baluardo, e appunto non potendo citarli tutti vorrei far notare che la nostra ricchezza è veramente grande e ripetere che il nostro primo obiettivo sarà quello di avere un ruolo facilitatore. Facilitatore significa appunto permettere attraverso bandi, attraverso premi, ma anche attraverso una programmazione da fare insieme, permettere a queste realtà di uscire e emergere in prima persona con il nostro aiuto, e che deve essere assolutamente reciproco. Quindi noi chiediamo aiuto loro e ci proponiamo di dare aiuto in cambio. Insomma, è una dialettica che deve andare a costruirsi passo passo, ma da subito, anche perché è una dialettica che ha costi, come dire, relativamente contenuti. Dopodiché potremo anche parlare dei musei del territorio, ma sarebbe un capitolo a parte che sposterebbe, diciamo, l'ago della bilancia dal tema di questa mattina. Quindi, collegandomi a quello di cui si è parlato poc'anzi, quindi al marmo, chiuderei dicendo che turismo e cultura sono assolutamente legati alla parola marmo, attraverso la riscoperta di quello che è il nostro know-how, quindi di quello che è la nostra conoscenza di come si fanno le cose, conoscenza che rischiamo di perdere se tutto quel micromondo che non si trova solo in cava, ma soprattutto si trova al piano, e che è un micromondo fatto di laboratori artistici e artigianali, andasse a scomparire, perché questa è la minaccia di cui siamo vittime tutti, perderemmo una grandissima fetta della nostra storia e anche del nostro presente, e saremmo schiacciati da una competizione che non è in termini di qualità, ma di una competizione che va in termini puramente economici, legati ad una logica di risparmio e di ottimizzazione dei tempi, il che non è auspicabile quando si parla di eccellenza, di nicchia e di leve sulle quali non solo noi dobbiamo, ma diciamo tutta l'Italia dovrà insistere. Grazie. Ma allora, sulla cultura immagino farete anche, nel caso andaste a guidare, no, l'amministrazione, cioè supporto dei soggetti che sono già attivi sul territorio, ma immagino ci sarà anche un programma di eventi culturali. Ci sono da fare, a nostro avviso, due ordini di cose che sono già state dette, ma mi fa piacere ripeterle. Da una parte, come abbiamo detto e come hai ricordato, fare sistema con le cose che ci sono. Dall'altra, sistemare tutto quello che sono i patrimoni, perché abbiamo da risistemare le sedi, ma anche proprio a livello di destinazione d'uso, cioè da ricapire sostanzialmente che cosa va dove, quindi quali sono le collezioni, dove vanno i nostri musei, che veramente che mission possiedono, e anche che potenzialità, e soprattutto capire e ritrovare sedi anche per realtà non solo legate all'arte visiva, ma anche in realtà, ad esempio, legate alla musica. Sono emerse nelle chiacchierate molte che abbiamo fatto con le realtà del territorio che non manca la programmazione, non mancano i fondi per farla, ma mancano proprio le sedi. Quindi bisognerà ripensare, diciamo, in maniera unendo tutte le parti del nostro assessorato, e che sono già unite, ma unendo nel senso trovandosi a discutere insieme, per capire a livello urbanistico quali sono le vere e proprie destinazioni d'uso, perché non sono molto chiare, nel senso che, se volete, dico giusto due cose. Sapete che mi sono occupata del Museo del Marmo. Il Museo del Marmo non è un museo del territorio, non è un museo del marmo, non è un museo archeologico, è un ibrido che accoglie
accolto qualche volta l'arte contemporanea, anche con importanti contributi. Stenderei un velo pietoso su come sono stati ritenuti questi contributi, perché abbiamo delle intere sale chiuse da tempo. Mi riferisco alla parte multimediale che tutti conosciamo, e la raccolta, ma anche la conservazione dei pezzi che sono all'interno del museo va assolutamente rivista, anche perché sia in sovrintendenza sia proprio nelle cave ci sono tante manufatte, tanti reperti legati all'archeologia industriale che non hanno visibilità. Quindi questa è una cosa. Poi l'altra è che il Centro di Arti Plastiche, anche questo è un ibrido, perché il Centro di Arti Plastiche, diciamo, è stato pensato per essere legato al contemporaneo, a delle sale bloccate per eventi temporanei. Anche lì non c'è una SATA ad oggi, una programmazione che mantenesse lo stesso livello e anche le stesse logiche, quindi non c'è una programmazione chiara. E per lasciare delle stanze libere ne abbiamo tante altre invece di magazzino occupate da altri lavori che sono stati realizzati durante eventi precedenti. Quindi anche qui bisognerà andare a capire. O con un sistema di rotazione o come far vedere le cose che possediamo. Un altro problema è che il centro, se il Museo del Marmo, diciamo, non ha un parcheggio e non ha un ingresso che favorisce l'entrata e nemmeno la visibilità del museo stesso, il Centro di Arti Plastiche è una barriera vivente, perché conosciamo tutti la scalinata di accesso, sappiamo che si può passare dal retro del museo per accedervi, ma sappiamo quanto è complicato contattare per un utente che arriva dal retro, contattare il personale di servizio che sta sul fronte e avvisare che sta arrivando una carrozzina con un bambino, un disabile, un trasporto. Cioè, è un museo che forse va ripensato, come anche le tante sedi chiuse in disuso. Quindi diciamo che ce l'abbiamo i contenuti, è che non si possono, come dire, snocciolare in breve, vanno affrontati punto per punto in modo dettagliato. Io invece volevo fare due generi di domande. Una è più rivolta a te, no? Che nel tuo discorso prima dicevi che da un lato bisogna essere, il comune deve sostenere tutte le piccole iniziative che nascono Sì. dal basso, diciamo, però in un passaggio hai anche detto che però dobbiamo anche ritornare a pensare anche un po' in grande, nel passo di Esatto, capire, no? sì. Quindi anche un grande evento di respiro Sì. internazionale, l'idea è Abbiamo. quella, diciamo, di ripensare a un qualcosa di simile alla Allora, Biennale. l'idea è quella di ripensare qualcosa di simile, non tanto alla Biennale, quanto diciamo su un modello che ci offre la Germania, che è lo Sculpture Project di Münster, che tra l'altro è in corso, un evento di arte ambientale, un evento di arte ambientale più Come importante. si chiama? Ok, comunque Sculpture Project è un progetto legato alla scultura e è un progetto a cadenza addirittura decennale. Nel nostro caso non intendiamo avere un progetto a carattere decennale, ma è interessante il Ce ne andiamo uno modello. praticamente. No, è Ce ne andiamo interessante il uno. modello di evento perché, tanto per cominciare, si concentra sulla scultura e quindi contiene in sé una parola chiave che potremmo prendere in considerazione seriamente. E dall'altra, la caratteristica fondante è l'arte ambientale. Quindi, in un concetto di museo diffuso, noi potremmo invitare artisti internazionali a lavorare sul territorio, quindi a risiedere sul territorio, a lavorare con gli artisti del territorio, i laboratori del territorio, cosa che in parte fece anche la Biennale di Carrara, ma in modo diverso, perché le opere non sparirebbero, ma sarebbero di proprietà del comune di Carrara, quindi dei cittadini, e con una ricaduta trasparente su quello che sono le spese sostenute, spese che vanno anche lì a livello di pianificazione,
condivise in modo trasparente. Cioè, con tu dei baci. Comune li ospiti nel periodo che lavorano qua e loro ti lasciano le opere. Esatto. L'altra cosa che vi voglio chiedere, però non so forse riguarda, voi comunque l'avete vissuta da consiglieri comunali, è diciamo una delle cose che lascia l'amministrazione uscente, che riguarda anche la regina, appunto la BD, parte dei debiti, è comunque tutti quei progetti legati al virus, no? Che riguardavano in prima persona l'accoglienza turistica, no? Che vediamo, se ne è parlato per 5 anni e sono ancora fermi, che sono caso più eclatante può essere la Villa Fabricotti con il parco, però è anche il checkpoint di San Martino, e per esempio Fossa Cava, che è un'opera che è finita, secondo me anche il suo perché, però è lasciata là ed è abbandonata. C'è la stazione del Carnone che ferma da ancora prima. Su tutti questi beni, non so come chiamare, queste possono essere risorse, avete strutture, avete idee o come pensate di... Già ne hai citati un bel po'. Sì, perché sono... Allora, sul checkpoint, chiaramente, è tanti anni che se ne parla e come sappiamo poi l'amministrazione si è discostata da quella più iniziale, che peraltro secondo lui era anche condivisibile. Cioè era quella di fare un unico checkpoint, facciamo perdere ormai lì la collocazione proprio felice, perché non è vicinissimo al centro, poi se guardiamo bene non è nemmeno fuori troppo lontano, sono 10 metri a piedi. Ma tu stai parlando di San Martino, okay. Sì, di San Martino, che doveva diventare una sorta di parcheggio scambiatore col checkpoint, di modo che il pullman di grosse dimensioni. Ma il concetto non era sbagliato, il concetto lo condividiamo. Il problema è che poi l'amministrazione ha scoperto dopo tutta una serie di problematiche legate al traffico, voglio dire, è vergognoso che fai un investimento, al di là poi che si possa andare a vedere se è costata poco, se è costato troppo l'intervento che è stato fatto, ma lasciamo un attimino in secondo piano questo argomento. Il nodo centrale è che cosa vogliamo fare di San Martino. È chiaro che l'investimento c'è, è stato fatto. Secondo noi è superfluo utilizzare due checkpoint, cioè mantenere in piedi quello allo stadio e aggiungere San Martino, per una semplice questione di costi. Ce n'è uno di pullman e sarà quello. C'è un parcheggio vicino qui, può essere utilizzato per lasciare il pullman. Ce ne sono anche altre soluzioni, però quella sicuramente è una soluzione da privilegiare. Poi vediamo di fare il sistema anche qua con le realtà del territorio per cercare di due ordini di interventi. Primo, le persone che vengono a Carrara si auspica che smettano di fare il giro per pullman che le cave se ne vadano, ma che si fermino sul territorio, frequentino il nostro centro, in modo di dare anche respiro al tessuto commerciale, dall'altro che intervengano poi in un secondo momento, secondo i soggetti, il giro con minime dimensioni, che accompagnino loro i turisti in Italia. Noi abbiamo un patrimonio unico al mondo, così come le altre città vicino a noi possiamo fare il sistema, ed è giusto sfruttarlo al 100%. Le 50.000 persone, non ricordo la cifra precisa, comunque diverse decine di migliaia di persone che vengono, devono essere, come diceva prima Federica, un patrimonio della città. Io voglio chiedere una cosa, la parte che hai spiegato così è tutta legata comunque al marmo, perché giustamente è un'altra città, però la cultura tanti altri aspetti anche molto importanti in questa città, penso a uscendo completamente dal marmo, al teatro, alla fotografia, alla storia, alla letteratura. Certo, se mi date lo spazio io volentieri ne parlo, mi sembrava che il focus fosse diverso. Qui stai parlando soltanto di marmo perché non è l'argomento? Oppure... Sto parlando di marmo perché il marmo è l'argomento in oggetto oggi. Sì, però no, abbiamo fatto gli eventi, dicevo. Per esempio abbiamo fatto... Poi assolutamente. Abbiamo fatto una dichiarazione... che forse avete visto l'associazione Animosi legata l'associazione Animosi ha mandato delle domande ai candidati sindaci e ne abbiamo risposto sui temi del teatro e tra l'altro le associazioni culturali che abbiamo contattato sono rimaste piacevolmente colpite dalle nostre risposte perché intendiamo lasciare grande spazio appunto anche alle altre forme d'arte del territorio che in maniera virtuosa sono sopravvissute, fanno delle programmazioni interessanti, ma come dicevo prima, tanti lamentano proprio gli spazi. Cioè il teatro, la musica, la danza,
sono penalizzate da livello logistico proprio. E quindi anche gli animosi come prima diciamo immediata possibile soluzione rispetto ad altre realtà che sono completamente bloccate, cioè più, ancora più bloccate, diciamo, perché pensavo al politeama, ce l'abbiamo qua di fianco, che è ancora più complicato, dovrà dare spazio e visibilità anche alle realtà del territorio. Quindi ci sarà una programmazione legata a ridotto degli animosi che darà spazio sia, come dicevamo, alle associazioni legate alla musica, sia auspicabilmente alla didattica, anche perché no, per i più piccoli. Per esempio, questa è un'idea personale che troviamo piuttosto interessante, è che i bambini possano fare educazione musicale, perché Carrara ha una buona scuola di musica che però non accoglie i piccolissimi, nel senso tutto quel pubblico che potrebbe iniziare ad ascoltare la musica ancora prima di studiarla, no? E quindi diciamo accogliere tutte le età. E tra l'altro si parlava con le associazioni musicali del fatto che le associazioni musicali e le associazioni artistiche legate all'arte visiva, in soldoni, diciamo, le gallerie piuttosto che studi aperti, eccetera, non frequentano, perlomeno ci saranno delle eccezioni, ma insomma non frequentano nel grande numero gli eventi legati, per esempio, alla lirica, per fare un esempio, e viceversa. Chi segue degli eventi musicali magari non, più difficilmente poi va agli studi aperti, va a vedere le inaugurazioni delle mostre. Quindi sarà auspicabile e bello anche trovare un'integrazione in questo senso comune, potrebbe funzionare anche da facilitatore. Sono tanti gli argomenti, no, penso che oggi non sia il caso di toccarli, sinceramente. Speriamo che non tenga i pugni di qualcun altro. È chiuso la telecamera, è chiuso il video. No, è aperto. Bello della diretta, non vi preoccupate, parlo con la persona di casa. Insomma, tante idee, tanto lavoro da fare. Sì, ma non sono idee, come dire, irrealizzabili, non scopriamo l'acqua calda, non pensiamo di aver scoperto l'acqua calda, sono idee sane e prive di, come dire, connessioni legate a tutta una serie di interessi o vogliamo dire clientelarismi che noi non abbiamo, e quindi essendo liberi possiamo pensare in modo un po' più pulito e pensare a delle cose che non... No, il discorso è che poi loro che erano in consiglio, qualche idea buona l'abbiamo sentita anche negli anni passati. Ora, obiettivamente, al di là di tutte le critiche che si possono fare, pensavo ora, voi ci stavate in politica, ma pensavo giusto ieri, appena arrivato Coppola, che è entrato, no, dopo in corsa, una banalità, ma anche semplicemente la recinzione, visto che la messa in sicurezza i lavori andranno necessariamente per le lunghe, diamo una dignità estetica anche alle transenne. Mi ricordo che c'è l'esempio di Forte dei Marmi. Assolutamente. Che era un'idea, credo, assolutamente condivisibile. Infatti, credo che noi siamo contro le persone, cioè, quindi ci sono delle persone intelligenti, siamo contro un sistema operativo. Ok, e poi capire... Forse, nel senso... Le idee ci sono già state, delle idee comunque ci sono già state, sì. Però poi non sono state tradotte in pratica. Perché voi dovreste riuscirci mentre... Tanto per cominciare, perché diciamo che apriremo le porte se sarà possibile della macchina comunale e ci vorrà tanta pazienza e tanto impegno. Per quanto riguarda l'assessorato alla cultura, con il quale ho avuto a che fare, devo dire che
ho avuto a che fare con persone che hanno voglia di fare. Quindi già, come dire, trovare... Stai parlando dei dipendenti comunali? Dei dipendenti comunali, dell'assessorato alla cultura di Carrara, io credo che abbiano voglia di fare, che siano eventualmente viziati da un sistema che li ha un po', come dire, adagiati in qualche modo. Cercheremo di dialogare nel modo più costruttivo possibile, ecco. Ma vediamo anche Matteo, perché dopo 5 anni del Pius, a parte i lavori, non si riesce ad aprire il mercato? Io do la mia lettura. Il problema è che se tu fai una coalizione con 7 forze politiche, okay, ciascuno deve avere il suo orticello pulito. Se hai anche tante idee che un assessore poteva portare avanti, che erano idee condivisibili e che tutti in commissione dicevano di sì, poi perché non sono state fatte? Perché probabilmente a microfoni aperti si diceva di sì, poi le altre forze politiche che non erano di quell'assessore evidentemente remavano contro. Questo è quello che voi avete seguito le cose, questo aspetto è stato evidente. I giochi di potere all'interno dei vari assessorati della coalizione, secondo noi in questo senso hanno fatto la differenza. Sì. Noi abbiamo un'unica lista. I giochi di potere ci sono anche all'esterno dei funzionari del comune. Sì, sì, ci sono. Quello però è ancora un altro aspetto, nel senso che è chiaro che ognuno all'interno della macchina comunale ha il suo ruolo. Questo è niente. Non è che noi arriviamo e abbiamo la bacchetta magica per risolvere ogni tipo di problema e ogni tipo di questione. Noi ci concentriamo sulla parte politico-amministrativa. Poi c'è la parte gestionale, che comunque dipende dall'assessorato e da tutto un insieme di cose che tu porti in comune. Se tu porti divisioni, se tu porti non il fare bene per la città, ma il fare bene per questo o per quello, di modo che noi non avremo personalismo. Non è che noi dobbiamo fare in modo che una forza politica o un assessore faccia più bella figura rispetto a un altro, eccoci qua, siamo tutti insieme, abbiamo un'unica lista, un'unica faccia, che è questa, quindi noi quel tipo di problematiche per fortuna strutturalmente non le abbiamo, non perché siamo più bravi, sì, sì, ma perché strutturalmente noi quel tipo di problema non lo abbiamo. Cioè, pensare al centro aggregativo di Sognano, cioè quanto tempo è stato pronto, cioè, poi l'hanno aperto quando già cominciava a evidenziare delle problematiche tipo manutentivo, per non parlare di tutto il giardino che aveva intorno, che era un bel giardino, con tutti i siepi, le aiole fatte come si deve, quando si sono insediati era tabula rasa. Questo è tutto uno spreco di energie, di risorse, che sinceramente non ci possiamo permettere con i debiti che abbiamo. Poi bisogna infondere fiducia chiaramente all'interno della macchina, che avrà tutte le sue strutture anche consolidate negli anni, però è chiaro che se fino ad oggi gli assessorati tra di loro non parlavano, non dialogavano, il sindaco non dialogava con gli assessori, se non probabilmente con alcuni, meno con altri, comunque non in maniera discontinua, all'interno della confusione regna il disastro. Il telefono della Veneziate Scuola. No, basta, stacca la registrazione. Si sente anche più. Ragazzi, il mio bimbo più silenzio, si sente il mio bimbo più grande. Ascolta Fedez, no, quella roba. Ascolta Fedez, questi sono i Kiss. Lo so. Aspetta, vedo di cui io parlo.